Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati sulla Chiarello Farm. Eccolo il nostro riso, finalmente cresciuto, ragazzi, nella nostra risaia. È il momento di andare a raccogliere il tutto, quindi io sono andato a prendere il mio Massey Ferguson con il bel carro Pagliari. Ho svuotato la risaia e devo ringraziare Andrea Luca, non mi ricordo adesso il nome, scusami, ma andate a vederlo nei commenti della prima dell'episodio 26 della Chiarello e troverete il link anche voi. Credo che era Luca però il nome, Luca Martignano, qualcosa del genere. Però ecco, Luca, grazie. Adesso vado a vedere, che non c'entra niente il nome Luca, però voi sapete che Robby Mello è scemo e non si ricorda i nomi, quindi quindi comunque lui sa che io lo sto ringraziando, grazie, che mi ha dato un link che, ripeto, potete scaricare anche voi, l'ho lasciato, sta sotto la puntata 26 della Chiarello, dove potete andare a scaricare un pack di trebbie proprio cingolate per risaie. Guardate che spettacolo, questa è una New Holland L413, Fiat Tagre ovviamente. Adesso andiamo a raccogliere il grano con questa qua. Allora la dispieghiamo, bella, allora abbassiamo pure la cosina davanti, così, ok, e andiamo a tuffarci nella risaia. Un attimino, perché la dobbiamo accendere. Ok, sentite che partenza, che spettacolo, guardate l'animazione della cinghia. Ok, ci provo ragazzi, accendiamo. Mamma mia, che potenza, sentite che potenza, ragazzi. Allora dobbiamo innanzitutto cercare di fare la paglia, perché a noi serve la paglia. Ok, perché poi faremo anche le vacchette. Perfetto ragazzi, perfettissimo, è partita la nostra trebbiatura del riso. Bello ragazzi, stiamo proprio facendo le cose come si deve all'italiana qua, ragazzi. Altro che il riso giapponese Super Farming. Ah, non levo, adesso io metto piantina direttamente cresciuta dentro l'isaia. Ma che è? Con la moto zappa? Ma quale moto zappa, amici giapponesi? Così si fanno le cose. Guardate il vostro Robby Mello che vi ha portato. Oh, nonostante tutto io adoro il Giappone e la loro cultura, vi amo. Però, insomma, i lavoretti sui campi, se permettete, a me piacciono di più i nostri made in Italy. Italy, ragazzi dal tubo. Allora, sì, ogni tanto fa qualche piccolo laghetto, non so se lo fa perché è questa mod o la mappa o perché c'ho troppe mod io nella cartella mod, può essere un insieme, diciamo, ragazzi, di tutte quante le cose. Bello, guardate, poi a me queste inquadrature piacciono da morire, le inquadrature queste di Robby Mello. Robby Mello continua a essere il più bello, c'è poco da fare. Oh, piano ragazzi, che andiamo dentro a qualche strano luogo. Allora alziamo, perfetto. Adesso ragazzi, sta strisciata, oddio, sentite lo scricchiolio. Io non so se forse è troppo basso l'audio del gioco, se lo sentite o non lo sentite, ma io spero che voi lo sentiate, perché poi magari come al solito vado a rivedere il gioco e mi rendo conto, il filmato, mi rendo conto che in realtà l'audio del gioco non si è registrato e ci devo mettere la musichetta, perché vi ripeto, a Robby Mello tutto può succedere. Adesso ragazzi vi porto a vederla dentro. Mo, guardate dentro che spettacolo, sta tappezzeria, oddio, non è fatta benissimo la tappezzeria dentro, non è fatta proprio bene la tappezzeria dentro, però dai, ci accontentiamo. C'ha la visuale, mi pare un po' troppo zoomata, non lo so se è una mia impressione. Poi vi faccio pure vedere se c'ha l'IC, vediamo un po' se c'ha l'IC. Beh sì, ce l'ha l'IC, qualcosettina da fare ce l'ha, deve essere spagnola o brasiliana sta mappa, perché voi dovete sapere, come mi spiegava il mio amico Mark Pintus, gli scarti della Fiat, gli scarti nostri italiani, spesso li mandiamo in Brasile e li vendiamo come nuovi, tra l'altro. Non so se ho capito bene, amico Mark Pintus, se mi ascolti e magari puoi
puoi delucidarmi, però è così, insomma, ragazzi. Io, oh, ammazza, sto campo mi sa che c'ha due fertilizzate e comunque sta rendendo, anche con due fertilizzate. Non male, non male, not bad, not bad, is very, 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 non lo so, perché vorrei parlare inglese, ma io non so l'inglese, quindi faccio sempre queste figure di cacchetta, ragazzi, che comunque anche, come ci insegna la natura, anche la cacchetta serve, perché con cima, guardate che bella l'animazione, guardate che bella l'animazione del riso che va dentro, guardate che spettacolo, 99, buono Robby, buono Robby. Buono Robby. Allora facciamo così, portiamo qua il trattore, portiamo qua il Massey, entriamo, ok, poi comunque dobbiamo farci anche un trattoretto, un altro trattoretto, vedremo un po' poi in futuro. Intanto c'ho una montagna di soldi perché ho venduto tutta la roba dentro i silos, il che non è affatto male. Allora, entriamo, vediamo un attimino qua come comportarci. Allora, tiriamo fuori il pippolino. Bella anche questa animazione. E per fortuna non è troppo alto, perché c'è sempre la paura con queste trebbie un po' piccolette, italiane, old, un po' così, che sia troppo alto il pippolino e non scarichi dentro, ai rimorchi. Ma non è questo il caso, come vedete, va dentro benissimo. Ok, perfetto, scarichiamoci questo altro cosino di riso, perfetto. Qui ragazzi, l'industria deve allargarsi, deve crescere, amici ascoltatori, deve crescere l'industria, quindi hai voglia a mettere il riso. Allora, mentre che scarica il riso, io vorrei, ma non posso fidarmi di te, io non ti conosco e forse non c'è niente. Questa era una citazione di una canzone di Samuele Bersani. Allora, volevo andare a recuperare sul mio bel telefono, sul mio bel smartphones, il mio smartphones, tutti quelli che hanno commentato la puntata numero, ecco, probabilmente l'avrete sentita sottofondo adesso perché mi è partita sul telefono. Volevo innanzitutto ringraziare le quasi 500 visual e i 50 like, ragazzi, che ha ricevuto la scorsa puntata, quindi la 27 della Chiarello. E giustamente io, quando ho tempo e quando posso, mi piace... Oh, mamma mia! Mi piace... aspetta che non mi ricordo come si chiama Pippolino, perfetto. Mi piace salutare tutti quelli che hanno commentato. Un attimino, ragazzi, che... finiamo la strisciata, ok, finiamo la strisciata, ci rimettiamo, ok, stiamo perdendo la paglia dal popò. Il lampione qua, il palo, aspetta che non voglio prendere palo, ci rimettiamo dritti, ragazzi, facciamo la strisciata e leggiamo tutti i commenti. Un attimo, ragazzi, che qui devo andare un attimo per storto e quindi... poi quando la fila diventa dritta, ok ragazzi, ok, andiamo a salutare tutti quelli che hanno commentato, tra cui The King of Simulator, Tonzi 12, che mi dice una cosa interessante: invece di chiedere il debito o vendere altri attrezzi, potresti fare qualche missione nei campi, ed è cosa che io farò e ho già fatto off camera, è per questo che ho anche qualche soldino in più. Quindi sicuramente la prossime puntate, mentre che aspettiamo che cresca il riso, andremo anche a fare qualche missione da terzista. Quindi grazie dell'idea, caro Tonzi. Voi, se avete le idee, ragazzi, scrivetele. Poi Boy Farmer, Robby, ma l'operaio non funziona solo a me? Non l'ho mai provato l'operaio, dopo lo proviamo, così vediamo se a me funziona, caro Boy Farmer. Poi Talesin, un saluto anche a grande Talesin. Emanuele Tavino, che dice che con la tua parlantina ci tieni sempre allegri. Soprattutto, caro Emanuele, ve tengo sempre svegli, perché parlo e non fate in tempo ad addormentarvi. Visto quando uno sta nel lettino, guarda il video, se sta per addormentare gli cala la palpebra. Ecco, con me non ve cala la palpebra, ecco, questa è la cosa. E mi dice che a scuola non ha preso debiti, quindi bravo Emanuele. Poi Andre, il solito Andre, che mi segue con affetto. Mock, grande Mock,
mo che questo è l'anno dei ritorni molto aspettati, anche delle conoscenze molto inaspettate come quelle che mi hai fatto fare tu, ma questo è un piccolo segreto tra me e il buon Mock. Tra l'altro Mock era il ragazzo che mi aveva contattato in privato per darmi un Fiat Agri, diciamo, ritexturizzato da lui, ma per vari motivi ho deciso di non accettarlo, di non metterlo, perché sapete che la community dei modding italiana è molto strana. Però, caro Andre, vieni su Discord, che conoscerai gente come Talisin e altri che hanno la tua stessa passione, quella di ritexturizzare, di fare il modding. Quindi vieni, vieni e magari conosci loro e magari potete scambiarvi le conoscenze. Poi l'agricoltore veneto, grande agricoltore veneto, che mi segue da tanto anche lui, che mi dà un terra vites con un ranghinatore, mi sembra che era, no? un voltafieno incorporato da mettere dentro. Però, come gli ho già detto, non so quanto fosse reale quella mod, e poi lui non mi ha più risposto, quindi non lo so, non mi convince molto. Nella realtà su Google non sono riuscito a trovare delle immagini che mi dimostrano che quella mod è reale, insomma. Poi Lucio Baio, ciao Lucio, Vasco Game, che lo saluto con affetto, la potenza del Landini, che giustamente ha visto un bel Landini in serie, quindi voglio dire, la potenza del Landini che commenta il Landini, quella è la meglio cosa. Un attimo ragazzi, che scarichiamo pure sto carico, ammazza quanto riso abbiamo fatto, raga. Ok, poi andiamo a vendere il riso. Vi ho fatto il tutorial come modificare i punti vendita per far sì che anche sulla vostra mappa Chiarello potete fare vendere il riso senza essiccarlo e cose varie, andatelo a vedere. Poi Paolo Fattori, ciao Robby, che mi dice vabbè, che ha problemi con aveva dei problemi con delle mod, spero di averti risposto, Paolo. Fabio Burgazzi, che mi dice sei un mito, grazie Fabio, sei anche tu un mito, tutti siamo miti ragazzi, tutti. Poi aspetta che c'è anche un altro. Ah, dove posso trovare il Same Turbo? Ah, tutti quelli che volevano il Same Turbo per risaglie, adesso sta su Modab. Quindi io adesso a te, Fabio, ho detto che si chiamava FDS Pack, ma lo trovi su Modab, su Trattori. L'hanno rifatto da capo e mi pare che si chiama Same qualcosa, il pack. Poi Luca Creative, grande Luca, Luke o Luke 88, Lucky 88, non ho ben capito il tuo nick, perché tu l'altra volta mi hai detto non si dice Luke, si dice Lucky, però Luke scritto come ce l'hai tu si dovrebbe dire Luke, però se tu vuoi che io ti chiamo Lucky, io ti chiamo Lucky, ma facciamo così, ti chiamo Luca 88 e quindi famo prima, no? Ciao Luca, un saluto a Luca, e che ha lasciato molti commenti, bravo. Adriana Giavelli, che penso sia qualche figlio che scrive con l'account della mamma, quindi non credo che tu ti chiami Adriana, mi dice dove può trovare tutte le serie del canale, le trovi elencate, come ti ho già risposto, nelle playlist, quindi tu vai nelle playlist del mio canale e trovi tutte le serie che ti possono interessare. Alcune serie non sono finite per scarse visual, alcune serie sono incomplete, insomma non tutte le serie riescono col buco, e anche non solo per questione di visual, anche per questione di tempo. Tra l'altro alcune le ho registrate, le metterò online appena ho tempo, tipo Resident Evil ho registrato il finale, ma non l'ho mai messo online, quindi sarà ora di chiudere pure quella serie, vabbè. Poi Andrea Farina, che ha problemi con l'imballatrice. Ricordatevi ragazzi che spesso, come ho risposto al buon Andrea, quando avete problemi con le imballatrici andate subito a vedere se avete la la Groving, quella lì insomma portata anche nel contest, quella macchina blu grande che fa le balle, ecco, quella lì può dare problemi di compatibilità con le imballatrici, no? Ne ignoro il motivo, però può dare problemi. Adesso ragazzi, noi facciamo l'ultima strisciata
E poi andiamo a vendere il riso, anche se il carro non è proprio pieno. Andiamo a vendere il riso perché voglio farvi vedere che comunque funziona la cosa dei punti vendita che abbiamo fatto l'altra volta. Quindi andiamo a vendere il risetto. Appena fatta questa ultima strisciatina, ve la faccio dall'internino, ragazzi. Anzi, facciamo una bella cosa: faccio l'ultima strisciata e poi finisco di riempire il carro, perché non me va di andare a scaricare il carro che è vuoto, non conviene, no, non si fanno i viaggi a vuoto. E poi ci vediamo al punto vendita e ci salutiamo, ragazzi, perché pure sta puntata è andata così. Poi prossima puntata inizieremo con le mucche, inizieremo a raccogliere, diciamo, la paglia che ci serve, eccetera eccetera eccetera. Però prima ancora voglio appunto vedere se funziona come diceva appunto Boy Farm. Vediamo se funziona l'operaio, vediamo un po', perché io non so se sono uscite altre versioni di questa mappa, se magari c'era il bug dell'operaio, questo ragazzi non ve lo so dire. Andiamo a scoprirlo insieme, perché come ogni cosa, ragazzi, che ci dicono, ricordate sempre che la cosa migliore è provare da soli, per cavoli propri. Allora, vediamo un po', vediamo un attimino. Oddio, sono sceso, mi sono sbagliato. Accendiamo, proviamo un po', vai con l'operaio. Beh, l'operaio pare che vada, caro Boy Farm, quindi se hai problemi con l'operaio non so che... guarda, pure una bella biondina tra l'altro, bella. Oddio, oh mio Dio. Beh, allora Boy Farm, l'operaio lavora, ma lavora male, quindi te lo dico subito, l'operaio lavora male. Però vabbè, lavora, funziona. C'ha pure il serbatoio di raccolta pieno, tra l'altro. Sta buona se c'è le... ma dove vai? Aspetta un attimo. Allora, l'operaio funziona, però funziona a caffo, come si direbbe. Vediamo un po' se riusciamo a fare questa strisciata qua prima d'andare a riempire, ragazzi, così poi andiamo a riempire. Mamma mia, io quando fanno ste cose l'operai proprio li menerei, ragazzi, li menerei. Allora vediamo un po', cioè io non ho capito questa intelligenza artificiale di farming. Volevo dare un consiglio alla Giants: per l'operaio voi non potete fare lo script che l'operaio va in base agli angoli del campo, perché così facendo, quando i mapper magari non fanno degli angoli del campo precisi, l'operaio impazzisce. Voi dovete fare un'intelligenza artificiale un po' più complessa che riconosca proprio la coltura, che dove ci sia la coltura lui dà il limite. È come qua in questo caso, c'è la coltura, io do il limite alla coltura, non che vado per strisciate preimpostate non si sa da che e lasci mezze file di coltura. Ecco, così direi proprio che non va fatto bene. Allora facciamoci quest'ultimo scarico, poi me ne vado a finire qua, insomma, a riempire il carro, comunque non a finire il campo, e noi ci salutiamo con lo scarico del risetto. A fra porco. Allora ragazzi, siamo qui a Cascina Boschetta, un piccolo imprenditore locale. Stiamo andando a vendere il riso, però credo che si entri di qua, perché qua dietro c'è la produzione proprio di riso vero e proprio con l'essiccatoio, ma a noi non interessa, a noi interessa vendere solo il riso a questo agricoltore, a questa insomma piccola cooperativa locale, che poi insomma ne farà quel che ne vuole, non sono affari nostri. Allora, vediamo un pochettino, entriamo qua dentro, poi l'azienda produce anche compost. Vediamo un po' se riusciamo a entrare in qualche modo. Sì, ho visto che è lì, diciamo, l'entrata. Vediamo un po' se si spalancano i cancelli a Robby Mello. Un attimo che scendo. Salve, sono Robby Mello. Ok, la ringrazio. Vedete che Robby Mello apre tutti i cancelli del mondo. Ok, entriamo ragazzi. Ecco qua la griglia per lo scarico, e come vedete, grazie alla piccola modifica che vi ho fatto vedere nel tutorial, andatela a vedere ragazzi, comunque ve lo lascio qua nelle informazioni, il riso è venduto. Vedete, Robby Mello vende il riso
e anche ce lo pagano anche bene, tipo 4.000 euro a quintale. Insomma, ragazzi, qui se ne fanno di soldi col riso qua nella Chiarello. Beh, del resto, voglio dire, è richiesto. Quindi con il carro che stava nemmeno pieno, stava al 70%, abbiamo fatto ben 118.000 euretti di riso. Quindi io adesso vado a finire il campo e chissà quanti soldini mi faccio da qui alla fine, ragazzi. Poi sicuramente ci faremo anche più risaie e cose varie. Comunque adesso, ecco, abbiamo i soldini per iniziare a fare le mucchette e cose varie. Noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata della Chiarello. Vi ricordo che in descrizione ci sono, innanzitutto c'è il social per il link per aiutare il canale con una piccola donazione. Tra l'altro, nel momento in cui sto registrando, Andrea è un nuovo donator. Grazie Andrea, che ha ricevuto già il link per il gruppo Telegram e tante altre cosettine. Quindi grazie Andrea, sto andando per storto. Quindi, ragazzi, aiutate il canale. Poi c'è il link per Discord, venite su Discord, ragazzi, che conoscete altre persone con la vostra stessa passione. E poi tutti i miei social, il link per comprare i giochini scontati su Instant Gaming. Ragazzi, ci sono i saldi di luglio, ci stanno dei prezzi fighissimi, andate a vedere. E noi ci vediamo alla prossima puntata della Chiarello Farm. Ciao!